Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore, l'inno della Chiesa, che troviamo al numero 18. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così
anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Beato chi teme il Signore. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Beato chi teme il Signore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria. In quel tempo diceva Gesù: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Parola del Signore. Il regno di Dio, che cos'è il regno di Dio? Gesù ne ha parlato tante volte e nonostante questo, questa immagine è stata fraintesa da chi stava ascoltando, stava seguendo Gesù. Alcuni, sappiamo, avevano inteso in senso mondano, in senso politico, questa parola. Il regno di Dio, immaginavano, fosse un nuovo governo, un territorio da amministrare secondo la legge di Dio. Ma anche così, ecco, Gesù non stava portando a questo i suoi discepoli, e neanche noi oggi che dopo 2000 anni ascoltiamo questo, ecco, siamo chiamati a sognare un potere diverso, magari da consegnare a Dio.
Il regno di cui parla il Signore Gesù è qualcosa di piccolo, di nascosto, di invisibile, di segreto, come è segreto tutto quello che sta nel nostro cuore, perché è lì che Dio vuole regnare. Dio comincia a regnare quando noi ascoltiamo la sua parola, quando la pagina dei comandamenti, la pagina delle beatitudini diventano la nostra regola di vita e noi incominciamo ad essere miti, operatori di pace, poveri in spirito, perseguitati per la giustizia. Ecco, quando questo accade nei cristiani, nel cuore dei cristiani, nel cuore di un popolo cristiano, lì regna Dio. È qualcosa, dicevo, di piccolo, di quasi invisibile, come un seme che cade, ecco, in un terreno che può essere accogliente o meno accogliente. Nella misura in cui è accogliente, è fertile, incomincia la trasformazione, incomincia l'esperienza di una vita nuova. Ecco, come può accadere anche per queste due immagini prese un po' dalla natura di cui parla il Vangelo di oggi: il seme di senape, un minuscolo seme, uno dei più piccoli, sembra quasi polvere, eppure dà vita a un arbusto, a un albero che dà rifugio a uccelli, oppure al lievito, a questa polvere impalpabile gettata però, come dice Gesù, dentro la massa di 3 staia di farina, una quarantina di litri, rimane invisibile, eppure lentamente contribuisce a fare abbastanza pane da sfamare tanta gente. Ecco, parabole che fanno leva sul contrasto tra qualcosa di molto piccolo, di insignificante, e il risultato straordinariamente generoso, pieno di vita. Ecco, Gesù era spesso attento a ciò che sfuggiva all'attenzione di molti, di quello che poteva essere considerato di poco conto. Pensiamo a quel giorno in cui attirò l'attenzione, seduto al di fuori del Tempio, su quella povera vedova che metteva 2 spiccioli, 2 piccole monete, un gesto quasi insignificante, un'offerta di nessun conto. Eppure Gesù in quel gesto vedeva l'espressione di un cuore pieno di amore, che sapeva consegnare tutto a Dio, affidare la propria vita a Dio. Oppure pensiamo a quando parlò del valore di un solo bicchiere d'acqua donato a qualcuno che ne aveva bisogno, che era assetato. Quel bicchiere cambiava le sorti, poteva dare vita a quella persona. Ecco, torna per arrivare a noi. Anche oggi, ogni giorno, abbiamo l'opportunità di fare tante piccole cose che possono essere insignificanti, ma fatte con il cuore, riempite di Vangelo, possono cambiare tante situazioni. Allora facciamo attenzione a quello che noi possiamo fare per far crescere il regno di Dio dentro di noi e attorno a noi. Tanti piccoli e spesso nascosti gesti e atti d'amore. Penso a semplici atti di gentilezza, alle azioni di cura reciproca che possono passare inosservate, ma non lo sono, e ne sanno qualcosa magari gli ammalati, le persone sole che ci stanno magari seguendo adesso per la televisione. Tanti gesti senza un riconoscimento, senza un grazie,
possono rimanere invisibili agli altri, possono non fare notizia, ma come ci assicura il Signore Gesù, non passano inosservati a Dio e producono vita. Mettono dentro questo mondo confuso e spesso arido di amore, cinico, mettono dentro una vitalità nuova, che è la vita che Gesù è venuto a portare. Allora facciamo che questi nascosti atti d'amore possano contribuire a far sì che diventi realtà una delle preghiere, una delle richieste che stanno al cuore della preghiera che ripetiamo ogni giorno, come faremo anche in questa Eucaristia: venga il tuo regno. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle nostre mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al Tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Thank you.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Yolanda, Antonio, Elsa e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
peccatori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno e la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dai Tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse Tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del Tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Inno a San Leopoldo, numero 190.